Buongiorno Malaga, pantaloni corti, caldo, sono le 11 del mattino, ieri dai abbiamo fatto un po' di festa, magari non è il top per il Covid, però dopo 4 mesi, vabbè non proprio di solitudine sempre, però insomma dai, dopo tanta solitudine mi ha fatto molto piacere e poi mi encanta, mi gusta mucho. Quando ci sono un sacco di persone, cioè un sacco, magari 4-5 persone di diverse nazionalità di tutto il mondo e parlare un po' in italiano, un po' in inglese, un po' in spagnolo. E dai, una figata. Sole, sole. Sto andando alla tienda della bicicletta. Anche se è domenica, ho visto che da Google dice che è aperta. E vediamo, almeno anche solo se riesco a parlare con qualcuno, gli dico di ordinare una buona ruota. Dai. Ciao Malaga, ciao sole. Che bello, che bello. Guarda, non vedevo l'ora. Finalmente. E poi, luego, vado a mangiare. Sì. Dopo faccio vedere dove mangio. Grazie a Rossana e a Riccardo. Dopo vi dico. Dai, la tienda sta qui. Muy cerca. Muy cerca. Uno, dos minutos. E niente, dai. Infatti domenica è chiuso, no? Cioè perché è un negozio di bici con anche il bar, no? E allora il bar è aperto. E mi ha detto che il tipo del negozio è andato in centro, che c'è una manifestazione di biciclette. E quindi niente, mañana. E nuova parola, lo siento, che lo sapevo già perché me l'aveva spiegata Mustafa, il ragazzo marocchino, a Cadiz. Però ora è la prima vez che la chica mi ha detto mañana lo siento, come dire, perché lo siento significa mi dispiace. Vabbè, dai, va bene. Allora ho detto gracias, hasta mañana. Entonces, figa, devi aspettare mañana nueva rueda. Espero che sì, dai. Domingo, voy a comer, come si dice, la carne? Non so se si dice la carne, alla brasa. E oggi vado a mangiare la pizza alla brasa, però, no, la pizza, vabbè, niente, volevo fare la gag, ma non mi è venuta la carne alla brasa. Però stasera, pizzeria italiana a chi? Che è aperta, me l'ha detto ieri, e a chi? Figa. Ciao figa. Con una piccola amica. Figa, dai. Ostello, pizzeria italiana. 4 mesi o di più che non mangio una pizza. Dai, che bello, non vedo l'ora. Eccoci, allora ho sgonfiato un po' il copertone dietro e tolto tutte le borse. E per muoversi in città, dai, ce la fa ancora, piega. E devo stare attento perché è come schiaccio un pochino sui pedali, minchia schizza, va velocissimo. E quindi nelle ciclabili con le altre persone devo andare más despacito. E bueno, dai, sono qui. Tan 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 tan, Blues Brothers. E vuoi comer la carne alla brasa o qualche cosa? Non so, ora pregunto. Hasta luego, hasta pronto. La bicicletta, vino rojo. Los brasas. Io me pongo qui. E qui hai piga. Ciao piga. Questo è gambas, eh? Gambas. Che bueno, dai. Foto di Diego.
amico storico. Che bello essere qua, dai, grazie, grazie. Tun 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 tun
No words, non ho parole. Buon provecho, buon appetito. Altre foto di Diego. Cos'è 6x6? O no, alcune forse sono 35. Alcune 6x6, alcune 35 mm. Bianco e nero, pellicola, sviluppo e stampa made in erba. No, vabbè, no, questa stampa è digitale, però sviluppo e stampa casalinga, grande, grande. Che bomba, ho mangiato benissimo. Veramente, veramente bene. La carne, guarda, era, penso, boh, da un anno che non mangiavo una cosa così buona. Blues Brazas, Malaga, Caie Moretti. Come la birra Moretti, però con una T in meno. E grazie, grazie Rossana, grazie Riccardo. Saluto anche Eva. E che dire, non ho parole, veramente. Grazie, loro sono stati gentilissimi anche. Buonissimo, buono, buono, grazie, bello, felice, felice. Domani nuova ruota di Piga, dai Piga, dai, su. Mi spiace che Piga non mangi, perché io vorrei far assaggiare anche a lei, però non lo so, non vuole solo il grasso sulla catena e la ruota nuova. Vabbè, dai, dai Piga, torniamo in ostello, che fa un po' freddino, oh, freddo. Vabbè, dai, domenica 14 febbraio 2021, compleanno di mio papà, tanti auguri babbo, mi raccomando, che ormai un po' vecchietto comincia a essere, però sempre in gamba. E qua è così. Non lo so, vabbè, io che sono italiano e di solito in quest'epoca a Semui frio è bello vedere le persone, la spiaggia, il sole, e le palmette. Vabbè, poi c'è anche sempre qualcuno svenuto da qualche parte, vabbè, questo è normale. Bello, dai, tanti auguri babbo!